Buongiorno a tutti e benvenuti al canale. Allora, questa sezione del canale affronta lo studio dei motori alternativi, che sono i motori che a noi ci interessano, che equipaggiano le automobili e le moto. E seguiremo un percorso insieme dove cercherò in parole semplici di spiegare i concetti fondamentali del funzionamento dei motori. E suddividerò queste lezioni. Io non sono un docente, però cercheremo di imparare insieme, quindi non vi preoccupate. Queste lezioni in più parti per non appesantire e per non rendere noioso l'ascolto. E queste lezioni le trovate nella playlist che ho creato e farò mano a mano e vi consiglio di vederle in ordine per cercare di seguire un filo logico dei discorsi. Affronteremo il discorso dei motori alternativi e anche quelli rotativi come il motore Vanche. Leggerò questo libro di Dante Giacosa, che è un ingegnere della Fiat, e se vi interessa iscrivetevi al canale così non perdete le lezioni e impareremo insieme questi concetti fondamentali per giocare con i motori e lavorare e quant'altro. Allora, partiamo a vedere subito di parlare dei concetti fondamentali che i motori alternativi offrono. Ok, i motori termici sono macchine che hanno lo scopo di trasmettere l'energia calorifica in energia meccanica direttamente utilizzabile, quindi riusciamo già identificare che il motore termico sfrutta l'energia del calore in energia meccanica, praticamente ci dice. L'energia calorifica può provenire da diverse fonti primarie, combustibili di varie origini, energia elettrica, energia atomica, ma nel caso dei nuovi motori endotermici, che sono i nostri, che guardiamo noi, a cui lo studio è dedicato di questo libro, è ricavata dalla combustione di combustibili liquidi o raramente gassosi. Cioè, lo studio di questo libro è dedicato alla benzina, praticamente, o diesel, o può anche essere raramente al gas, cioè metano, GPL e altro. Si può dunque dire che i motori endotermici trasformano l'energia meccanica, cioè in lavoro utile. Dobbiamo tenere presente questa parola, lavoro utile, che a noi ci interessa. L'energia chimica dei combustibili. Il lavoro utile è compiuto, qui ci spiega cos'è il lavoro utile in sostanza, compiuto dagli organi in movimento alternato, da giranti in movimento rotatorio oppure anche direttamente dalla spinta fornita dal getto del gas. Corrispondentemente, i motori si classificano in motori alternativi, motori rotativi, quello che dicevo prima, cioè che hanno un moto il cui manovellismo è un moto alternato del pistone su e giù, praticamente, e motori rotativi che abbiamo detto, che corrispondono le turbine, che comprendono le turbine e motori a getto. Il movimento degli organi che compongono i motori alternativi e rotativi è generato da un fluido chiamato fluido operante, cioè questo movimento che è generato su e giù da questo fluido operante, che il fluido è composto anch'esso da due cose, cioè dall'aria, questo lo aggiungo io, dall'aria dell'atmosfera e dal combustibile, che può essere, quindi il fluido sono due cose insieme, l'aria e combustibile, qual esso sia, fluido attivo o fluido attivo. Nel caso di motore a getto di fluido operante genera direttamente la spinta necessaria al movimento del veicolo che porta il motore. Questo sarebbe sempre riferimento ai razzi. Il fluido compie il lavoro grazie alle variazioni di pressione e di volume conseguenti alla introduzione di calore ottenuta per mezzo della combustione del combustibile. Cioè ci dice che questo lavoro utile è ottenuto grazie alle variazioni di
di pressione di volume, cioè si aumenta il volume, col fluido combustibile entra, esplode, in parole povere, e aumentando il volume crea il lavoro utile. Ok? Per mezzo della combustione del combustibile. Il fluido attivo funziona dunque anche da veicolo del calore, poiché lo introduce nel motore in certi punti del ciclo operativo e lo asporta in altri. Questo è un concetto, cominciamo a entrare in un concetto interessante che è lo scambio di calore. Praticamente ci dice che il fluido attivo, che è l'aria e la benzina in sostanza, funziona dunque anche da veicolo di calore, funziona da veicolo di calore, cioè porta il calore in alcuni punti, che può essere lo scarico, lo scalda, il cilindro lo scalda dopo la combustione e lo toglie da altri punti, cioè lo raffredda entrando, perché avendo una temperatura più bassa lo raffredda come si chiama, nel condotto di aspirazione, e lo raffredda nel cilindro, nella parte dove entra, praticamente raffredda tutta questa parte qui. Cioè, qui cominciamo a capire che ci sarà nel nostro motore, per mezzo del fluido attivo, una parte più fredda e per contro una parte più calda, due diverse temperature. Varierà la temperatura, qui sarà meno calda e qui sarà più calda, più caldo. Ok, cominciamo a capire queste cose, tenere presente questo. I motori termici sono a combustione esterna, quando la combustione avviene al di fuori del fluido attivo. Questa è un'altra variante dei motori termici, ma noi vediamo a combustione interna o semplicemente endotermici, che sono nostri, endo, quando la combustione è bruciata nel fluido stesso in modo che vengano a far parte di questo anche i prodotti della combustione, cioè il prodotto della combustione. Il prodotto della combustione fa parte anch'esso del lavoro utile. Quando non fa parte, si può dire che è combustione esterna, quando fa parte è combustione interna. I motori, i quali colorano attraverso il fluido attraverso le pareti della caldaia, motori a vapore o altri tipi di scambiatori, turbine o gas e cicli a ciclo chiuso. Sono endotermici i nostri, i motori nei quali la combustione avviene nel fluido operante, il quale perciò è inizialmente costituito da una miscela di combustione e comburente che lo subisce poi in una successive trasformazioni, che subisce poi. Quindi qui cosa vuol dire? I motori endotermici, la combustione di fluido operante inizialmente brucia, cioè il combustibile brucia dentro l'aria, dentro il fluido operante, dentro l'aria, e subisce le trasformazioni delle reazioni del combustibile. Cioè, in parole povere, l'aria, c'è cioè l'aria, il combustibile, che sono due cose diverse, subisce nelle trasformazioni dentro l'aria. Questo, cioè, esplode, brucia dentro all'aria esterna, diciamo. Ok, e si chiama il combustibile e comburente, bruciano insieme. Che fornisce l'ossigeno, il comburente che fornisce l'ossigeno, cioè l'aria. Quindi abbiamo un altro concetto, che l'aria che noi comunemente respiriamo
Adesso non sto a scrivere tutto, però a noi ci interessa l'ossigeno, per la combustione ci interessa l'ossigeno, questo ci interessa, cioè c'è una distinzione tra ossigeno e aria. Il comburente che fornisce l'ossigeno necessario alla combustione è costituito per i motori che debbono funzionare entro l'atmosfera terrestre. L'aria dell'atmosfera terrestre stessa, aria che ha il pregio di non costare nulla, vabbè. Mentre i motori dei veicoli spaziali, questo è un altro discorso, i veicoli spaziali hanno necessità di portare il combustibile e il comburente in due parti diverse, cioè di caricarli separatamente. Il veicolo a bordo del combustibile, ma a noi non ci interessa questo qua. Questo è praticamente il motore a getto dei spaziali. Per la nostra trattazione è dedicata ai motori terrestri con la denominazione di fluido attivo. Intendiamo sempre, salvo diverso contrario, una miscela di aria combustibile, quello che ho detto prima. L'aria entra dunque nel motore, adesso entriamo nello specifico, nel motore, e partecipa come comburente alla combustione, ricevendo il calore sviluppato e raggiungendo una temperatura elevata. L'aria entra nel motore, fa parte. Ricevendo il calore, l'aria aumenta di volume, ok? Si espande e quindi partecipa alla combustione, raggiungendo una temperatura elevata e poi come parte dei gas di scarico, insieme ai gas di scarico, esce dal motore, cioè entra, fa parte della combustione insieme al comburente. L'aria è denominata comburente, dal quale fa parte c'è anche l'ossigeno che a noi interessa, e noi poi fa parte della combustione ed esce insieme ai gas di scarico del combustibile, esce dal motore. Questo ci stiamo dicendo. Il lavoro prodotto durante questo tragitto attraverso il motore è all'incirca proporzionale alla differenza tra la temperatura raggiunta con la combustione e quella posseduta dallo scarico. Cioè, questo è un altro concetto di dire il lavoro prodotto durante questo tragitto, cioè da quando entra a quando esce, è la differenza fra la temperatura raggiunta con la combustione, cioè se la combustione abbiamo raggiunto 800 gradi, facciamo un esempio, 800 gradi, e la differenza tra la raggiunta tra la combustione e quella posseduta dallo scarico. Se allo scarico abbiamo 600 gradi, facciamo un esempio, questa differenza, cioè 800 fratto 600 meno 600, il risultante sarà 200, no? 200 gradi. Questo è il lavoro prodotto, ok? Il lavoro prodotto durante il tragitto, il motore è all'incirca proporzionale alla differenza tra la temperatura, ok? Questo è il lavoro. Sarà proporzionale, quindi non è detto che tutto questo è lavoro utile. Ok, ci saranno anche lì da togliere, però poi vedremo. Ok, questo è il lavoro utile. I motori endotermici terrestri utilizzano esclusivamente combustibili liquidi, gassosi, e a questi ci riferiremo con il termine generico combustibili nel procedere nella nostra trattazione. Il motore endotermico è un apparato piuttosto complesso, quindi ci sta dicendo che non è facile capirlo. Il suo progetto completo coinvolge la
conoscenza di gran parte delle branche dell'ingegneria. Ecco perché noi, se quando il progetto andrà avanti, andremo a studiare, proveremo a studiare anche libri di fluidodinamica, dinamica, eccetera, eccetera, elettronica di base per cercare di capire questo motore. Scopo di questo libro appunto è quello di offrire la possibilità di acquisire la conoscenza dei principi, di questi principi. Il libro è dedicato principalmente allo studio dei motori alternativi, essendo applicati su tutti gli autoveicoli e anche moto. Sono in gran lunga i più diffusi. Ok, una parte secondaria è riservata a trattazione dei motori rotativi, quali turbine e motori di alobi rotanti, che sarebbe lo Wankel, affinché lo studente possa prepararsi a seguire gli sviluppi di questi motori stanno assumendo. Noi ci occuperemo invece dei motori a combustione esterna, non ci occuperemo dei motori a combustione esterna, il cui studio esula da questo libro. I motori alternativi si dividono in due grandi classi fondamentali, a seconda di cui si provoca la combustione. Quindi qui cominciamo a fare delle distinzioni. Ci sono due grandi classi in questi motori, che noi chiameremo i motori ad accensione per scintilla, cioè le classi si dividono in due per la scintilla. Faccio un segno di una scintilla, ok? La scintilla accensione, la combustione causata da scintilla per accensione per scintilla, cioè diciamo che la prima classe è la S di motori e la seconda classe è l'accensione per compressione, la seconda che sarebbe causata è causata dalla compressione. Generalmente in questo test andremo ad abbreviare con AS questo e AC. Quindi tenete a mente, quando si parlerà di AS sarà accensione per scintilla, che è data dalla candela, e quando parleremo di AC saranno motori diesel, che non c'è la candela ma è causata dalla compressione. Ok, adesso partiamo con spiegare la figura 3, le parti fondamentali del motore. Rappresenta in forma molto scientifica la sezione trasversale di un motore endotermico alternativo AS. Sezione trasversale, tagliato per traverso, del motore endotermico per accensione per scintilla. Poiché le parti principali sono comuni a tutti i tipi di motori AS e AC, lo schema serve a indicare la nomenclatura, cioè a capire come si chiamano le parti, della cui conoscenza è necessaria per trattare la materia. In sostanza, noi per toccare motori dobbiamo anche sapere come si chiamano le parti, i loro nomi tecnici, non i nomi, cioè. Dobbiamo sapere i nomi tecnici e anche i nomi normali, cioè noi chiamiamo pistone, ma in realtà si chiama stantufo. Ok, vedremo. Allora, partiamo. Il cilindro è questo. Il cilindro è questa parte qui. Si può chiamare cilindro. Che cos'è lo cilindro? Si dice, come dice la parola stessa, è il contenitore di forma cilindrica, il quale lo stantuffo, che è questo. Questo è il cilindro, e questo è lo stantuffo. Si muove in modo rettilineo alternato. Qui ci dice che lo stantuffo si muove. Lo stantuffo, che è questo, si muove in modo rettilineo alternato. Lo stantuffo
si muove in modo rettilineo, cioè secondo una retta, adesso qua non mi esce bene, però alternato, sale e scende in sostanza. Ok, ecco, il gruppo del cilindro fa parte del gruppo dei cilindri o monoblocco, come si chiamava una volta, come si chiamava in passato. Questo a sua volta fa parte del basamento, che è questo. Questo pezzo è basamento. Anzi, basamento. Ok. Fa parte anche il cilindro. In modo molto schematico, vabbè. Che possiamo considerare una struttura fondamentale. In molti casi il blocco dei cilindri è separato dal basamento, cioè in molti casi le due parti sono separate, cilindro e basamento, collegate con dei bulloni, tra di loro sono collegati qui con dei bulloni, come adesso. Cioè nelle macchine moderne sono tutte così, praticamente adesso, in linea di massimo. La parte superiore del cilindro, cioè la parte superiore del cilindro, questa, è chiamata testata. Tutti conosciamo cos'è la testata o testa. Questa è la testa del cilindro, è la testa del cilindro, testata, questa parte qui, parte superiore del cilindro che appoggia sopra il cilindro. Il valore racchiuso tra il cilindro e la testa e lo stantuffo, fra il cilindro, la testa e lo stantuffo rappresenta la camera di combustione. Allora, apriamo, allarghiamo, cominciamo a capire cos'è la camera di combustione. La camera di combustione è quella parte che sta fra la testa e il cilindro, questa praticamente, questa parte qui, che sta fra la testa, il cilindro e il pistone. Adesso nei nostri motori moderni il pistone tante volte è scavato, questo è un quattro tempi, quindi a questa zona si va ad aggiungere anche questa zona che è scavata dentro nel pistone. Questa è la camera di combustione nella quale viene bruciata la miscela di combustibile ed aria. Nei motori AS questa miscela si forma nel carburatore, quindi andiamo a vedere, il carburatore non c'è, ma è qui. Qui ci sarà un carburatore che adesso non è presente, con attaccato un collettore che va nel, come si chiama? Nel condotto di aspirazione, che è questo. Fatto bene, eh? Questo è il condotto di aspirazione. Quindi carburatore, collettore, aggiungo io, condotto d'aspirazione. Il carburatore fa parte la farfalla del quattro tempi, o se no nel due tempi ci sarà la nostra ghigliottina che è fatta così più o meno, con dentro lo spillo, e questa va su e giù e chiude la sezione del carburatore. Questa è la ghigliottina. Ok? Nel motore AC, combustibile iniettato al cilindro per mezzo dell'iniettore. Quindi ricordiamo che la C sono accensione per compressione, non c'è più la candela. La candela non c'è, che è questa. Immaginiamo che non ci sia la candela, ma qui al suo posto c'è un iniettore che spruzza, polverizza il diesel, il combustibile che noi chiamiamo diesel. Ci sarà un'altra cosa che è una pompa
pompa dell'iniezione. Allora, la quantità di combustibile è regolata attraverso la pompa di iniezione, mentre non vi è alcuna regolazione della quantità di aria che entra attraverso il condotto e la valvola di aspirazione, poiché la combustione è generata dall'alta temperatura dell'aria fortemente compressa del cilindro, non è necessaria la candela. Questo sta dicendo che non c'è nessuna, cioè non c'è niente che regola l'aria in entrata, però poi vedremo. Mi sembra un po' strano che non c'è niente, però vabbè. Nei motori ad AS, all'inizio della combustione avviene allo scoccare della scintilla fra gli elettrodi della candela. Quindi, qua c'è la scintilla e si parte nei motori AS. La combustione inizia con la scintilla tra gli elettrodi della candela, mentre i motori AC. Ovviamente non c'è la candela spontanea, si ha un'accensione spontanea del combustibile polverizzato all'iniettore. Si può immaginare che la candela sostituita dall'iniettore. Lo stantufo o pistone, questo, ok. Munito di anelli di tenuta o segmenti, questi. Noi immaginiamo la sezione dell'anello, ma l'anello da questa parte continua, da questa parte. Qui sono tre perché è un quattro tempi, ma il due tempi ne ha due, può averne due o uno. Questi sono gli anelli, cilindro, stantufo, ok, gli anelli di tenuta, i segmenti impediscono ai gas di espansione di sfuggire tra stantufo e cilindro. Quindi qua ci sono i gas, questi anelli hanno la funzione di non far passare il gas attraverso il cilindro e stantufo e andare a perdersi sotto. Ecco, impedire la spinta dei gas attraverso il perno spinotto e attraverso il perno spinotto la biella, quindi la manovella, l'albero motori e l'albero motore, gomiti o albero motore. L'espansione, cioè cosa fanno? Impediscono che questa forza, questa pressione passi attraverso di loro e obbligano questa pressione, differenza di pressione, a passare tra pistone, perno, ok, anelli di tenuta e segmenti impediscono pista, perno, spinotto o spinotto. Alla biella, questa è la biella, questa attraverso la biella vado a finire tra, quindi dalla biella passa all'albero gomiti o albero motore, ok? La biella, manovella trasforma il movimento lineare in movimento alternato. Il movimento lineare alternato, cioè il movimento su e giù del pistone, lo trasformano in movimento rotatorio, lineare, in movimento rotatorio dell'albero a gomiti che ruota entro dei cuscinetti di banco. Questi che noi vediamo, qui ci sono le sfere o anche bronzine, dipende. Cuscinetti di banco. Quindi questo è l'albero motore. Ruota su dei cuscinetti di banco. I passaggi attraverso i quali i prodotti della combustione di scarico all'esterno sono la valvola di scarico ed il condotto di scarico. Quindi, adesso si parla della valvola di passaggio all'esterno dei prodotti della combustione è la valvola di scarico e il condotto di scarico, questo. Questa è la valvola e questo è il condotto. Sia la valvola di aspirazione che quella di scarico sono azionate dagli organi chiamati della distribuzione. Queste due valvole sono azionate dagli organi della distribuzione. Tutto insieme
si chiama distribuzione, che è questa. Questa è la distribuzione. Che cos'è la distribuzione? Un albero della distribuzione o albero a came è condotto dall'albero a gomiti per mezzo di una catena di ingranaggi. Questo è l'albero a came. È mosso, condotto attraverso l'albero motore da una catena o da degli ingranaggi. È condotto le camme o eccentrici, cioè la camma si chiama albero a camme o eccentrico, si chiama eccentrico, ricavati dall'albero motore agiscono su una serie di pezzi, una serie di pezzi, le punterie, eccola qua, punterie che sono dei bicchieri, dei bicchierini che appoggiano sulla camma o eccentrico, le aste. Questa, le aste e i bilancieri. Questo è il bilanciere, i quali trasmettono in movimento le valvole. Sembra la loro, no, le valvole secondo la legge definita e la loro forma. Secondo la forma che hanno, danno il movimento alla valvola. E di corrispondimenti eccentrici. Le valvole sono tenute in sede dalle loro molle, queste. Ok, non tutti i motori corrispondono allo schema prestato, ma le parti essenziali sono simili e il funzionamento è confrontabile. Per discutere sui motori endotermici è necessario anche conoscere la terminologia che oggi è universalmente usata per indicare alcune dimensioni e valori fondamentali. Ok, questa è la prossima parte della lezione, che affronteremo altro punto morto superiore e punto morto inferiore. Quindi questa lezione può essere finita, noi studieremo insieme, non preoccupatevi, cercherò di parlare in modo semplice, in modo che noi capiamo. Anch'io non sono un laureato, quindi non vi preoccupate, riusciremo arriveremo, poi vedremo in qualche maniera. Iscrivetevi al canale, condividete, se volete vedere altre lezioni andate nella playlist e cercatela, lo sto facendo mano a mano, quindi non troverete tutto, ma più andiamo avanti più troverete. Per adesso è tutto, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima lezione. Anzi, poi ci sono anche i video della pratica dove farò dei lavori al tornio, eccetera, elaborazioni. Ciao a tutti, alla prossima.